Onorevole Ho paura. Azzolina, ma i banchi con le rotelle sono una cosa di cui si pente o non si pente? No, ma non mi pento assolutamente, ma per una motivazione molto semplice lo spieghiamo anche. Allora, immaginate di essere di fronte al CTS che vi dice a chiare lettere: se vuoi riaprire la scuola a settembre, devi garantire 1 metro di distanza tra gli studenti. Ci dice sempre il CTS che i banchi singoli avrebbero favorito indubbiamente il distanziamento tra gli studenti. Quindi noi abbiamo chiesto ai dirigenti scolastici che banchi volevano tra tutti quelli che erano sul mercato, e nelle scuole italiane i banchi a rotelle si utilizzavano dal 2012. Anzi, Piero Angela li faceva vedere come banchi di scuole innovative, delle più innovative che c'erano nel paese. Faccio finta di essere una studentessa di 17-18 anni, quindi sai, gli studenti che sono abituati a dare dei voti, a dare subito un giudizio. Che voto darebbe alla ministra Azzolina? Se avessi 17-18 anni e fossi rimasta a casa non andando a scuola, avrei sofferto tantissimo, quindi forse avrei dato un voto un po' basso a marzo, tra marzo e maggio del 2020, e poi un voto molto più alto da settembre in poi, quando abbiamo riaperto le scuole. Onorevole, ma è davvero successo così oppure no? Siete terribili, ma in realtà no, perché non è cambiato nulla, cioè voi avete scritto copia ma cambia qualcosa, in realtà l'ordinanza l'avevamo proprio, poi il ministro Bianchi l'ha utilizzata. La didattica a distanza ce la siamo inventata noi al Ministero dell'Istruzione quando era tutto chiuso, quando dovevamo star chiusi a casa, quindi come idea sicuramente è stata un'ottima idea. Se fosse rimasta più circoscritta nel tempo, nel senso che oggi non è più opportuna la didattica a distanza così come lo era a marzo 2020. Se si chiudesse tutto, forse avrebbe senso, ma chiudere soltanto le scuole e lasciare che poi gli studenti, parlo soprattutto delle superiori, che giustamente hanno bisogno di socialità, di uscire, possano poi andare per strada, frequentare tutti i luoghi, insomma, che sono aperti nel paese, tranne la scuola, lo trovo molto grave. Io penso che la scuola, oltre ad essere un luogo di formazione e di apprendimento, sia tanto altro, sia la socialità, sia anche innamorarsi, sia scherzare, sia ridere, sia la vita per eccellenza. Io mi ero resa perfettamente conto della situazione, tanto da commissionare al Ministero dell'Istruzione degli studi all'Ordine degli Psicologi, anche per dimostrare a tutti quelli che volevano chiudere le scuole che questo avrebbe creato notevoli disagi agli studenti. Io lo so. Lo so benissimo, ma ho sentito tanta superficialità anche, tanti che dicono no, ma stanno indagando, che problema c'è? Quando io dico no, no, guardate che ci sono dei problemi e come, perché così rischiamo di perdere alcuni ragazzi per strada. Secondo me sono eccezionali i ragazzi di oggi, non vanno stigmatizzati, non possono essere trattati come gli untori del paese, anzi vanno valorizzati, perché sono loro il futuro. Io spero che, come tante volte ha detto la senatrice Segre, i giovani possano dimostrarsi migliori rispetto a come li descrivono. Io credo che in questo paese spesso siano stati bistrattati, un po' considerati dei fannulloni, un po' come nulla facenti, qualcuno dice che non rispettano le regole. Io ho girato tanto le scuole, ho visto dei ragazzi che erano molto rispettosi delle regole e volevano stare a scuola. Molto spesso io ho incontrato, potete chiederlo ovviamente ai vostri un po' colleghi, tante volte alle consulte e ai forum degli studenti, e devo dire che quando ascoltavo loro, vedevo in quei ragazzi tanta maturità che invece a volte non riscontravo nel mondo degli adulti, cioè erano loro più consapevoli e più maturi di altri. Onorevole Azzolina, grazie, grazie, grazie mille. Noi la salutiamo, noi di Scuola Azzola la salutiamo, la ringraziamo davvero tantissimo. Grazie mille. Grazie. Ciao, grazie.